Ok. Allora, l'altra volta abbiamo ripassato fino alle serie di McLaurin delle funzioni analitiche che conosciamo e c'era rimasto da fare qualche esercizio che faremo nella seconda parte di questa lezione. Andiamo invece a parlare di serie di Fourier. Allora, che cos'è una serie di Fourier? In realtà qualcosa abbiamo già detto. Allora, noi prendiamo lo spazio delle funzioni integrabili secondo Riemann in meno pi greco pi greco. Prendiamo F qua. Una funzione del genere sarà sempre sviluppabile in serie di Fourier, perché appartiene a uno spazio che non possiamo, di cui non possiamo parlare tanto perché non abbiamo fatto integrazione secondo Lebesgue. Comunque Riemann, diciamo, essendo limitate, è contenuto nell'infinito, nelle funzioni limitate e integrabili secondo Lebesgue. Allora, in questo spazio qua noi possiamo introdurre il prodotto scalare F scalare G uguale integrale tra meno pi greco e pi greco di F di x, g di x, in di x. Questo prodotto scalare è ben definito perché se F e G appartengono a Riemann di meno pi greco pi greco, allora anche il prodotto sta lì, quindi si può integrare. Poi, allora, primo fatto, questo prodotto scalare è definito positivo? Sì, a patto che, cioè, F scalare F è uguale integrato a meno pi greco e pi greco di F quadro di x in dx, che è maggiore o uguale di 0, e poi F scalare F è uguale a 0 se solo se F è nulla quasi ovunque. Questo quasi ovunque nel caso di Riemann significa per esempio eccetto un numero finito di punti. No, per esempio prendete una funzione che tra meno pi greco e pi greco vale sempre 0 tranne 1 in 0. Allora questa funzione quando fate il quadrato rimane uguale e quando andate a integrare fa 0. Però la funzione non è nulla. Allora che cosa significa? Che queste funzioni qua, diciamo che è nulla quasi ovunque, cioè che è nulla e che l'integrale del modulo fa 0, cioè che anche se non è nulla l'integrale del modulo fa 0, questo tipo di funzioni le dobbiamo considerare come se fossero nulle, cioè le dobbiamo identificare tutte con la funzione nulla. La seconda proprietà del prodotto scalare è verificata perché f scalare g è uguale a g scalare f. E la terza proprietà, la bilinearità, che insieme alla seconda vi dà la bilinearità, lambda F1 più mu F2 scalare G è uguale a lambda F1 scalare G su mu F2 scalare G. Questa è la linearità dell'integrale. Quindi descrivete l'integrale. Quindi, modulo questo fatto, cioè che le funzioni vanno prese come la funzione nulla anche se non sono proprio nulle, no? Perché se vi ricordate il prodotto scalare deve essere definito positivo, cioè
f scalare f ad essere maggiore o uguale di 0 è uguale a 0 solo per l'elemento nullo. Chi è l'elemento nullo? Come funzione quando l'integrale del modulo fa 0. Allora, è come se fosse la funzione. Ok? Poi c'è questa proprietà, simmetria, e poi c'è questa proprietà, la linearità. Con prodotto scalare. Quindi questo qua è un prodotto scalare. Poi, se vi ricordate, mi sembra che abbiamo già dimostrato che se io prendo prendiamo come V l'insieme 1 coseno di x coseno di 2x puntini 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 unito a seno di x seno di 2x puntini puntini puntini. Le funzioni che stanno in V sono a due ortogonali. Questo l'abbiamo visto, se vi ricordate, era la, veniva dalle formule di Vermes. Cioè, se io faccio integrale di coseno di nx in dx tra meno pi greco e pi greco uguale integrale tra meno pi greco e pi greco di seno di nx in dx uguale 0 per ogni n appartenente a 1. Ma questo mi dice che 1 è ortogonale a tutte queste. Poi integrale tra meno pi greco e pi greco di coseno di nx per coseno di mx in dx è uguale a 0. Uguale a 0 se n è diverso da n, e invece se vi ricordate veniva pi greco se n è uguale a n. Con seno la stessa cosa, integrata meno pi greco di seno di mx dx è uguale a 0 se n è diverso da n e a pi greco se n è uguale a m. E infine l'integrale tra meno pi greco e pi greco del coseno di nx per il seno di nx di mx fa sempre 0 qualunque siano n n. Ok? Quindi queste funzioni, se vi ricordo, sono due a due ortogonali. Tra l'altro queste funzioni hanno norma al quadrato pari a pi greco, tranne uno che ha norma al quadrato pari a 2pi greco, perché ovviamente l'integrale non l'ho scritto, ma l'integrale di 1 tra meno pi greco e pi greco fa 2pi greco. Ok, quindi questo cosa mi dice? Che quell'insieme V là è una parte libera, perché se vi ricordate in uno spazio vettoriale se i vettori sono ortogonali sono indipendenti. Questo l'abbiamo dimostrato negli spazi vettoriali. Che vuol dire? Vuol dire che se io metto questo prodotto scalare, in questo spazio qui di funzioni indipendenti ce ne sono una successione. Anzi, se volete, due successioni, quella coseno di nx che parte da 0 e seno di nx con n che parte da 1. Nel caso del seno n non può essere 0 perché se no viene 0 e la funzione nulla è dipendente. Chiaro? Anzi, l'unione di queste due successioni è ancora parte di. Quindi questo cosa ci dice? Innanzitutto che questo spazio vettoriale qua ha dimensione infinita, perché se avesse avuto dimensione finita non potevamo trovare un numero di vettori linearmente indipendenti maggiore della dimensione. Invece questi possono essere quantificati.
Oh. Poi andiamo a considerare V con n. Chi è V con n? Qua mi voglio fermare a coseno di nx e a seno di nx. Allora, chi è la dimensione di V con n? Quanto fa la dimensione di V con n? Chiaramente fa 2n più 1. Ok? Perché le funzioni che stanno in V con n sono 2n più 1 e sappiamo che sono indipendenti, quindi la dimensione di questo spazio qui fa 2n più 1. E andiamo a rifare, che mi pare che l'abbiamo già fatto, ma ripetita io, eh. Prendiamo una F e andiamo a fare la proiezione su V con n di F. Allora, come si fa? No, F lo scrivo un po' più distante. Allora, come si fa la proiezione di questo V con n? Noi abbiamo una base ortogonale, che è quella che abbiamo scritto prima. Quindi come si fa? Si fa F scalare 1 fratto 1 scalare 1 per la funzione 1, e non la scrivo, quindi qua viene una costante, più somma per h che va da 1 a n di f scalare coseno di hx fratto coseno di hx scalare coseno di hx. Adesso faccio tutti i passaggi, poi però per la funzione coseno di hx. Poi c'è l'altro pezzo che è la somma per h che va da 1 fino a n di f scalare seno di hx fratto seno di hx scalare seno di hx per seno di hx. Questa è la funzione, diciamo, calcolata in x. Chiaro? Cioè, se vi ricordate come si fa la proiezione su un... Cioè, quando abbiamo la base ortogonale è facile, si fa la prodotto scalare del vettore con ognuno dei vettori della base, si divide per la norma quadrata del vettore della base e si rimoltiplica per il vettore. Quella è la proiezione sul singolo vettore. La proiezione sulla... diciamo su V con n è la somma delle proiezioni sui singoli vettori della base. Ok, allora noi introduciamo questa notazione qui. Allora, chiamiamo A con H uguale 1 su pi greco per l'integrale tra meno pi greco e pi greco, quindi questa qua è una definizione, due punti uguali, f di x coseno di hx. Perché questo è un numero che io posso calcolare, una volta che ho la f, lo posso calcolare, faccio quell'integrale, lo calco. Quindi è un coefficiente che dipende da f. Quindi dov'è la dipendenza da f? Nel fatto che compare qua f sotto il segno integrale. Quando io scrivo a con h, è una con h che dipende da f. Cambio f, cambia con h. E poi vado a prendere b con h, due punti uguale, 1 su pi greco, per l'integrale tra meno pi greco e pi greco, di f di x per il seno di hx.
Ok. Allora, con queste notazioni, questa proiezione come si può scrivere? Se ci fate caso, vabbè, lo riscrivo qua, P con N di F è uguale, quindi qua lo tolgo perché l'ho riscritto qua. Ora, se ci fate caso, questo è A con 0 mezzi. Perché A con 0 mezzi? Perché 1 scalare 1 fa 2 pi greco, non pi greco. Mentre il coseno di 0x effettivamente fa 1. Quindi il primo termine è A con 0 mezzi. Poi abbiamo più somma per h che va da 1 a n di A con h. Questo termine è esattamente A con h, perché questo qua è l'integrale, questo qua, e questo sotto fa esattamente qui. Coseno di hx. Analogamente, qui abbiamo la somma per h che va da 1 a n di b con h seno di hx. Ok. Adesso qual è la domanda? La domanda allora, questa è una proiezione di F, poi ne vedremo subito delle conseguenze, per esempio la disuguaglianza di Bessel, questo siamo in grado di mostrarla da subito. Ok? Però la vera domanda, che verrà subito dopo, è: quando n tende a infinito, questa proiezione tende a F? Allora, come vedete, è stato anche più semplice ricavare. Allora, tende a F, n tende a infinito, che significa? Qua invece di avere una sommatoria finita di funzioni avremo una 6. Tende a F che significa? Per esempio ci converge puntualmente? Ci converge in qualche altro senso? Ci converge uniformemente? Oppure non ci converge proprio? Ad F. O non converge proprio come serie. Capito? Oh, ricavare la... questa è la somma parziale della serie di Fourier, no? Quindi questa qua, invece di chiamarla PV con N, la chiamiamo S con N di F. Quindi invece di chiamarla... è la proiezione su V con N, ma comunque... siccome vogliamo ricordarci che la somma parziale della serie di Fourier, la chiamiamo S con N di F, perché dipende da F. Chiaro? Ok. Quindi, come vedete, ricavare la serie è stato pure più facile dell'altro caso. Ma uno dice, vabbè, è più facile fare l'integrale o fare le derivate? Forse a mano è più facile fare le derivate. Però vi assicuro che numericamente è più facile, è molto più facile fare l'integrale. Un computer, questo lo calcola molto bene, non ha bisogno di... nell'altro caso voi dovete avere una funzione, prima di tutto la funzione deve essere almeno c infinito, poi in realtà analitica. Poi dovete fare le derivate e poi dovete calcolare le derivate dell'origine. Tutte le derivate. Allora, nei casi quando la funzione è particolarmente semplice, questo si fa. Ma se la funzione non è tanto semplice, è complicato da fare. No? Quando tu derivi i pezzi si moltiplicano esponenzialmente certe volte. Chiaro? Invece questo qua dovete semplicemente fare degli integrali. Ecco, dove, cosa fate? Che integrali fate? Prendete la f e la state scontrando con una funzione che ha, a parte la prima che vale 1, ma tutte le altre hanno media nulla e sono periodiche con una frequenza che aumenta. Chiaro? Questo state facendo. Ora però,
Partiamo da qualche osservazione semplice. Ok? Se io al mio insieme di partenza, quello V, non V con N, cioè quello con tutte le funzioni, togliessi anche una sola funzione, è chiaro che non potrei sperare che S con N converga F. Perché? Per esempio, ci tolgo coseno di 3x. Quando vado a fare la serie di Fourier di coseno di 3x, cosa mi verrà secondo voi? Prima domanda, semplice semplice. Quando io vado a fare la serie di Fourier di coseno di 3x, cosa mi viene? Coseno di 3x. Cioè, coseno di 3x, quando vado a mettere qua, mi viene 0. Quando vado a mettere qua, se qua coseno di hx, h è diverso da 3, viene 0. Se h è uguale a 3, viene pi greco sopra, pi greco sotto fa 1. Per coseno di 3x. Poi tutti gli altri vengono tutti 0. Quindi è chiaro che di quegli elementi della base, quando li vado a sviluppare in serie di Fourier, mi vengono loro stessi. E basta. E questo è ovvio. No? Quando tu vai a fare c'è uno spazio con una base ortogonale, vai a proiettare un vettore della base ortogonale, chi ottieni? O un vettore dello spazio, chi ottieni? Il vettore stesso. Quindi se io ho un vettore di Q5, quindi una combinazione ideale di seni e coseni fino ad H uguale 5, chi otterrò? Una proiezione fino a quando n è uguale a 4, ma appena n è uguale a 5, 6 o 7 o un numero superiore, otterrò tutta la funzione. Chiaro? Perché quella è una combinazione lineare di seni e coseni fino a seno di 5x e coseno di 5x. Chiaro? Fino a qui? Non è difficile. Quindi cosa ne deriva? Ne deriva che se quell'insieme là io ci tolgo coseno di 3x, quando vado a proiettare coseno di 3x ottengo 0. Allora tutte le serie, tutte le somme parziali farebbero 0, al limite, basta al limite, viene 0 e non viene coseno di 3x. Quindi tutte quelle funzioni lì ci devono stare per forza. Potrei cambiare il sistema ortogonale, ma una volta che ho iniziato con coseno di x e seno di x, coseno di 2x, coseno di 3x, eccetera, eccetera, diciamo coseno di hx e seno di hx ce lo devo mettere per ogni h. Perché se ce ne manco anche solo una, per esempio, qual è un'altra cosa che si può vedere facilmente? La scrivo qua, osservazione. F è una funzione pari se e solo se v con h è uguale a 0 per ogni h. F è una funzione dispari se e solo se a con h è uguale a 0 per ogni h. Quindi una funzione pari è facile perché se prendo una funzione pari, questa è pari, questa è pari, qua l'integrale non è 0, però questa è pari, questa è dispari, il prodotto è dispari, quindi l'integrale deve fare, siccome l'insieme è simmetrico rispetto all'origine, l'integrale deve fare 0. Chiaro? Quindi se f è pari, tutti questi vengono 0, se f è dispari sono questi che vengono 0. Quindi questo innanzitutto ci fa capire perché ci vogliono sia i seni che i coseni. Ci vogliono sia seni che coseni perché se no faccio solo le funzioni pari e solo le funzioni di. Poi abbiamo visto che ci vogliono tutte. Perché se ce ne manca anche solo una di quella lista lì, quando vado a sviluppare quella funzione, invece di mettermi quella funzione mi viene 0. E allora sicuramente la serie di Fourier in quel caso non convergerebbe. Quindi ce le devo mettere tutte. La somma parziale la faccio con le prime 2n più 1. Adesso la domanda da un milione di dollari, prima che venisse risposta, adesso ormai vale poco perché la studi su libro. La domanda da un milione di dollari era questa: quando n aumenta converge a f, perché dovrebbe convergere a f? Guardate, cos'è una proiezione?
Cos'è una proiezione? Una proiezione, ma voi ce l'avete qua la base, eh? Una proiezione è un'approssimazione, cioè io sto prendendo questo vettore e lo sto approssimando, perché? Allora, immaginate che questo sia una posizione nello spazio. Allora, chi è la proiezione nel piano? È quel punto che minimizza la distanza da questo qui. Questo pure l'abbiamo visto. Quindi la proiezione realizza un minimo. Il minimo della distanza tra gli elementi del sottospazio e l'elemento di partenza. Ovviamente, nel caso di dimensione finita, che succede? Che quando io aggiungo il terzo vettore, arrivo in R3, faccio la proiezione di un vettore che sta in R3 in R3 e che ottengo il vettore stesso. Cioè, allora vedete, se io proietto sul primo vettore, cosa devo fare? Mi viene questo vettore qua. Proietto sui primi due vettori, ottengo questo vettore qua, che è più, diciamo che la differenza è minore. Proietto su R3, ottengo tutti i vettori di partenza. Per esempio, se voi prendete questo, lo voglio scrivere così rimane traccia scritta. Se io ho il vettore 5, 3, meno 2, questo sta in R3, se vado a fare la proiezione su Egon 1, diciamo su Vugon 1 è lo span di Egon 1, Vugon 2 è lo span di Egon 1 e Egon 2, e Vugon 3 è tutte le tre. Potrei anche dire span di Egon 1, Egon 2, Egon 3, ma è R3. Egon 1, Egon 2, Egon 3 sono i vettori della base da 9. Allora, chi è la proiezione su Vugon 1 di questo vettore, chiamiamolo V? Secondo voi chi è? Chi può essere? Dovete proiettare sulla prima coordinata. No, 5 e con 1. E chi è la proiezione su V con 2? Esatto. 5 con 1 più 3 con 2. O se preferite come vettore 5, 3, 0. Quando proiettate su tutte e tre avete 5, 3, meno 2. E dovete ricostruire tutti i vettori. Qua è facile perché io... Perché è facile? Perché come è fatto? Come si fanno le coordinate? Proprio facendo le proiezioni, capito? In realtà è un esercizio tautologico. Però vi fa capire, una volta che l'hai fatto si capisce, no? Che cosa succede quando fai le proiezioni. Prima prendi il pezzo lungo con 1, poi prendi i primi due pezzi, poi prendi tutti e tre i pezzi e alla fine c'è V. Qual è la differenza nel nostro caso? Ecco, qua avevamo uno spazio di dimensione finita, perché la dimensione di R3 era 3, quindi di proiezione dovevamo fare 3, quella lungo e con 1, lungo e con 2, lungo e con 3 e fine. Le coordinate sono 5, 3 e meno 2. Invece nel nostro caso, delle serie di Fourier, quante sono le funzioni coordinate, gli elementi coordinati, diciamo i vettori ortogonali, quanti sono? Infiniti. 1 seno di x, seno, coseno di x, poi coseno di 2x, seno di 2x, coseno di 3x, seno di 3x, e vado avanti. Quanti sono? Quanti mi fa? Chiaro? Quindi io vado avanti, vado avanti, vado avanti e ottengo S con N di F. Allora, ottengo S con N di F. Allora, se io vado a fare S con N di F, scalare S con N di F
Questa chi è? È la norma di P con N di F in L2 al quadrato. Cioè l'integrale di P con N di F scala a se stesso. Per se stesso, al quadrato. Ok? Oh, cosa posso dire di questa norma? Che questa qua deve essere più piccola della norma di F al quadrato. Perché? Allora, F come si può scrivere? F si può scrivere così, come F meno P con N di F più P con N di F. Ora, qual è? Allora, la funzione di partenza ci posso togliere e aggiungere la proiezione. Allora, quando vado a fare la norma di F al quadrato in L2, cioè integrale di F per F, questo come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come la norma del primo al quadrato. La norma quadrata di questo più due volte il prodotto scalare o fatemi cancellare quello che questa parte qua che la moglie che si confonde. Allora, questo pezzo qua, secondo voi quanto fa? Questo chi è? È la proiezione. È la proiezione scalar F meno la proiezione. Ma quando io da un vettore ci tolgo la proiezione, quello che rimane com'è rispetto alla proiezione? È ortogonale. No? Pensate al caso di un vettore, io proietto lungo V con 1 e quello che rimane deve essere ortogonale a V con 1, no? Invece quello che proietto è lungo V con 1. Se proietto lungo V con 1 e V con 2, quello che ottengo è una combinazione di V con 1 e V con 2, ma quello che rimane deve essere ortogonale sia a V con 1 che a V con 2, quindi ortogonale anche a qualunque loro combinazione lineare. Quindi qua questo è ortogonale e quindi questo qua fa 0. E quindi adesso questi numeri come sono? Sono tutti e due positivi perché sono norma al quadrato, norma al quadrato. La norma al quadrato è l'integrale di un quadrato, quindi può essere solo maggiore o uguale di 0. Quindi se mi prendo solo questo e trascuro questo, ottengo questa disuguaglianza che sarebbe questa qui. Ok? Ma la proiezione su V con N l'avevamo chiamata S con N. Ma come si fa la norma di S con N al quadrato? Come si fa? Allora, qua ve la faccio breve come sta fatta su tutti i libri di testo. Però io cosa devo fare? Devo fare l'integrale di questo pezzo scalare se stesso. Allora, quando vado a fare questo pezzo scalare se stesso, immaginate per esempio che n sia 10. Quante sono queste funzioni qui? Abbiamo detto? Quante sono? 10 più 10 più 1 fa 21. Allora, quando faccio una somma di 21 funzioni scalare se stessa, ci sono 441 prodotti scalari. Alcuni poi sono doppi, vabbè, c'è. Però sono 441. Di tutti questi prodotti scalari, quanti sono che fanno 0? Ogni volta che faccio il prodotto scalare di due funzioni ortogonali. Quindi, quando è che il prodotto scalare non fa 0? Ogni volta che faccio il prodotto scalare di una funzione della base scalare se stessa. Ma le funzioni della base sono 21.
Quindi i prodotti scalari che non fanno 0 sono 21. Quali? Allora, 1 scalare 1, coseno di x scalare coseno di x, coseno di 2x scalare coseno di 2x e così via. E quanto mi viene quindi qua? Qua mi viene... Allora, mi viene pi greco per a con 0 quadro mezzi. Perché? Perché qua sarebbe a con 0 mezzi per a con 0 mezzi fa a con 0 quadro quarti, ma 1 scalare 1 fa 2 pi greco. Allora un 2 lo semplifico con i quarti e pi greco lo metto in evidenza. Poi mi viene somma per h che va da 1 a n di a con h quadro più pi con h quadro. Perché? Perché quando vado a fare a con h coseno di hx scalare se stesso, quanto fa? A con h per a con h fa con h quadro. Coseno di hx scalare coseno di hx, se vi ricordate l'avevamo fatto prima, fa pi greco, che lo porto fuori in evidenza. Ok? Quindi adesso vado a riscrivere tutto. Cosa abbiamo ottenuto? Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che pi greco a con 0 quadro mezzi più somma per h che va da 1 a n di a con h quadro più pi con h quadro è minore o uguale di che cosa? Di questo? E chi è questo? È l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f quadro di x in dx. Questa è una costante fissa. Allora, questa qua, questa disuguaglianza deve valere per ogni n. E quindi cosa posso fare? Secondo voi cosa posso fare? Se faccio tendere n a infinito, cosa succede a sinistra? Deve valere questa, no? Cioè la somma parziale ennesima deve tendere alla somma di tutta la serie, ma siccome questa è limitata dall'alto, la somma di quella serie lì deve con convergere. Questa è una serie numerica, qua non c'entrano più le funzioni. Questa qua si chiama disuguaglianza di Bessel. In realtà, vedremo poi, è un'uguaglianza. Cioè, vedremo, non lo dimostriamo, andiamo per pure. Andiamo a verificare in qualche esercizio. Ok? Questa qua si chiama disuguaglianza di Bessel. Ma cosa ci dice la disuguaglianza di Bessel? Per esempio, ci dice che queste serie di a con n quadro e di b con n quadro devono convergere. E quindi in particolare a con n quadro e b con n quadro devono tendere a 0. E quindi in particolare a con n e b con n devono tendere a 0. Quindi i coefficienti di Fourier tendono a 0. Quello che abbiamo detto l'altra volta, vi ricordate? Lo sviluppo di un segnale acustico? Il coefficiente di Fourier dell'ennesima armonica tende a 0. Tende a 0 vuol dire che è decrescente, il modo. Può anche oscillare, però a un certo punto deve andare a 0. È chiaro fino a qui? Ok. Ora punto fondamentale
che qua in realtà vale uguale. Allora, ce lo scrivo. In realtà uguale. Oh, questo è, questo, se, il fatto che sia uguale, che significa? Allora, guardate, la norma di F quadro in L2 è uguale alla norma di F meno S con N quadro più la norma di S con N quadro. Allora, la se questa qua è un'uguaglianza, mi dice che questa deve tendere a questa. Questa è costante, quindi non cambia. E questa quando deve tendere? Se questa tende a questa, questa vale questa, la differenza deve tendere a? Oh, se vale 5, no? Questo tende a 5, questo rimane 5, la differenza quando deve tendere? A 0. Allora che cosa mi dice questo? Mi dà subito una risposta. Questa è la vera convergenza naturale delle serie di Fourier. Convergono in L2. Quella è la norma L2. Qual è il problema? Allora, siccome qualunque funzione integrabile secondo Riemann sta in L infinito che sta in L2, non lo sto a spiegare, ma è così. Le funzioni di Riemann sono tutte sviluppabili in serie di Fourier e la serie di Fourier converge a F in L2. Che significa converge in L2? Significa che l'integrale del quadrato della differenza tende a 0. Implica la convergenza puntuale? No, la implica per la però più o meno diciamo di sì. Se la successione converge nelle 2 a 0 si potrebbe dimostrare che almeno per una sottosuccessione la successione converge puntualmente a 0. È parente alla convergenza puntuale, ma non è equivalente. E non posso dire, neanche posso dire che se converge puntualmente a 0 converge nelle 2, vi ricordate? Teorema della convergenza dominata. Se c'avevo un'ipotesi in più convergeva L1, ma L1 è meno di L2. Quindi sono parenti queste convergenze, ma in qualche modo però convergerebbe. Questa qua è la convergenza naturale, questa avviene sempre. Se la funzione di partenza sta in L2, questo c'è sempre. E quindi questa tende sempre a 0. La convergenza naturale della serie di Fourier è L2. Perché? Perché ci avete messo, lo sviluppo l'avete fatto col prodotto scalare in L2 e la norma l'avete preso quello di L2. Per un segnale acustico, il timbro di un segnale acustico, l'integrale di F al quadrato rappresenta la potenza sonora o l'energia per unità di tempo superiore. Quindi che significa? Significa che mano a mano che voi ricostruite pezzi della serie di Fourier del vostro timbro, del vostro segnale sonoro, state ricostruendo quasi tutta l'energia del segnale, che ha quasi tutta la potenza che è il segnale periodo. Chiaro? Ovviamente quando avete ricostruito, che ne so, il 99% dell'energia, potreste pure decidere che siete soddisfatti. Più o meno il segnale assomiglierà abbastanza a quello iniziale. Mettete una soglia, che ne so, 99%, 99,9% e così via. È chiaro? Ok, quindi questa è la convergenza naturale e c'è sempre. Però per dimostrarla
è un macello, perché? Per dimostrare la convergenza in L2 basterebbe dimostrarla per le funzioni a scalino. Diciamo, noi lo faremo per l'onda quadra, ok? Allora andiamo a fare questo esercizio. Prendiamo un'onda quadra. Chi è un'onda quadra? Prendiamo F facciamo solo questo esercizio e poi ci fermiamo un po'. Allora, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale a segno di x. Segno di x vale 1 se x è compreso tra 0 e y, vale se 0 se x è uguale a 0, vale meno 1 se x è compreso tra meno pi greco e 0. E poi in realtà dovete periodizzare. Allora qua mettiamo minore uguale, no scusate, se x è uguale a 0 oppure x uguale pi greco, cioè allora, come è fatta sta funzione? Tra meno pi greco e pi greco vale, tra meno pi greco e 0 vale 1, tra 0 e pi greco vale meno 1, tra 0 e pi greco vale 1, in 0 vale 0, poi qua la dovete periodizzare a f 2 pi greco periodica, cioè nel senso che noi, se vi ricordate, la serie di Fourier, per calcolare il coefficiente della serie di Fourier, ci interessa soltanto il comportamento della funzione tra meno pi greco e pi greco. Però cosa si suppone che faccia la funzione fuori di questo periodo? Siccome stiamo sviluppando in funzioni che sono periodi di periodo 2t greco, si suppone che anche la funzione di partenza sia periodica di periodo 2t greco. Allora, se la volete periodica di periodo 2t greco, la cosa migliore da fare, siccome questa qua in meno pi greco e in pi greco salta di nuovo qua da meno 1 a 1 e qua da 1 a meno 1, quando la funzione salta, vedremo, la cosa migliore da fare è nei punti dove salta di mettere come valore la semisomma di limite sinistro e destro. Per quale motivo? Perché così avremo la convergenza puntuale. Perché quando facciamo, andiamo a fare la convergenza puntuale, sotto certe ipotesi la somma parziale della serie di Fourier si comporta salomonicamente. Quando converge al limite, se la funzione nel punto non è continua, ma c'è un limite destro e un limite sinistro, quella che cosa fa? Spartisce e fa la semisomma del limite, fa la media del limite sinistro e del limite destro. Allora, siccome qua la media vale 0, in 0 la mettiamo a 0, vabbè, quello era già naturale perché era il segno, però in pi greco la mettiamo di nuovo a 0. Quindi la funzione coincide col segno tra meno pi greco e pi greco, però poi è 2 pi greco periodo. Anzi, sì, il 2 pi greco periodo. Ok. Andiamo quindi a calcolare cosa posso dire di questa funzione. Che A con H è uguale a 0 per ogni A. Perché? Perché questa è una funzione dispari. Quando vado a moltiplicare per coseno di x, coseno di 2x, viene dispari, integrata da meno pi greco fa 0. Andiamo a fare B con H. Chi è B con H? B con H è 1 su pi greco integrale tra meno pi greco e pi greco del segno di x per seno di hx in dx. Cioè sarebbe a dire 2 su pi greco, siccome stavolta questa funzione dispari per dispari fa pari, integrale tra meno pi greco e pi greco del seno di hx in dx.
Ok. Adesso, qual è l'integrale del seno di hx? 2 su pi greco meno coseno di hx fratto h, ricordatevi che h è più grande di 1, valutato tra 0 e pi greco. Quindi quanto viene? Viene meno 2 su pi greco, che moltiplica coseno meno 2 su h pi greco. Allora, qua mi viene meno 1 alla h, perché coseno di hx, h pi greco viene meno 1 alla h, meno 1. Quindi mi viene 2 su h pi greco per 1 più meno 1 alla h. Sì. Uno meno 2 su h pi greco, porti il meno dentro, 1 meno meno 1 alla. O se preferite, vabbè, lo lascio scritto così. Oh, quindi come vedete, questo qua quanto fa? Fa 4 su h pi greco se h è dispari, e fa 0 se h è pari. Quindi adesso cosa mi dice la mia disuguaglianza di Bessel? Mi dice che l'integrale tra meno pi greco e pi greco di f quadro di x in dx, ma quanto fa questo integrale? Quant'è il quadrato di questa funzione? La funzione valeva 1 meno 1, il quadrato fa sempre 1. L'integrale tra meno pi greco e pi greco quanto? 2 pi greco. Allora questo deve essere maggiore o uguale della somma per k che va da 0 a infinito di 4 no 16 fratto 2k più 1 pi greco quadro per. Allora, se ricordate, qua ci veniva pi greco, poi qua c'era la, abbiamo cancellata, c'era a con 0 quadro mezzi più somma di a con h quadro più b con h quadro. Siccome gli a con h sono tutti 0, là c'è solo somma di b con h quadro. Però chi è b con h quadro? 16 su h quadro pi greco quadro. 16 su pi greco quadro l'ho scritto, ma h quadro lo devo calcolare solo per h dispari. Ma come sono fatti gli h dispari? Sono quelli della forma 2k più 1. Quindi k va da 0 a infinito, 2k più 1 è dispari, mi sono dimenticato il quadrato qua, e quindi abbiamo questa disuguaglianza. Quindi cosa dice questa qui? Che un ottavo. Allora, pi greco e pi greco qua, allora pi greco si semplifica. Pi greco qua lo porto dall'altra parte, 2 sedicesimi fa un ottavo, deve essere più grande della somma per k che va da 0 a più infinito di 1 su 2k più 1 al quadrato. Questo dice la disuguaglianza di Bessel. In realtà si può vedere che questo è un'uguaglianza.
Perché si può vedere che questa è un'uguaglianza? Allora, la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri naturali questa fa pi greco 4 sesti. Poi lo dimostreremo sempre con le serie di Fourier e Mantoux. Allora, se vado a fare la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri pari, allora, chi sono i numeri pari? Quando h va da 1 a infinito, i numeri pari sono 2, 4, cioè 2h, no? Quindi i quadrati fanno 4h quadri. Quindi questa serie quanto fa? Un quarto di quella di prima. Quarto lo porto fuori, quindi fa pi greco quadro 24esimi. E questa è la somma dei reciproci, dei quadrati, dei reciproci, dei pari, dei numeri pari. Allora, quando vado a fare la somma dei quadrati, dei reciproci, dei dispari, quanto deve fare? Tutta meno la somma dei reciproci, dei quadrati dei reciproci dei pari. Cioè deve fare pi greco quadro per un sesto meno un 24esimo. Quanto fa? Pi greco quadro, questi sono 4, meno 1 fanno 3, 24esimo, e fa pi greco quadro ottavo. Quindi in realtà vedete che qua invece del maggiore qua c'è più qua. Oh, siamo partiti però dall'aver, abbiamo supposto che la somma di conoscere la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri naturali che fa pi greco 4 sesti. Se quella fa pi greco 4 sesti, quella dei dispari fa pi greco 4 ottavi e quella dei pari fa pi greco 4 24esimi. Perché quella dei dispari ha 1, no? Il termine più grande. Questa chi è? È un quarto, no, un sì, un quarto più un sedicesimo più un 36esimo, eccetera. Invece chi è questa qui? Questa qui è 1 più un nono allora 2, 4, 7 più un 25esimo più scusate, sì. Allora, come vedete, perché questa qua è molto più grande di questa? È tre volte questa. È perché ci sta l'uno, no? Questa parte da un quarto, questa parte da uno. Okay. Comunque vedete, almeno nel caso della funzione. Allora, ipotizzando di conoscere la somma dei reciproci dei quadrati e dei numeri naturali, almeno nel caso della funzione a onda quadra abbiamo saputo verificare che la disuguaglianza di Bessel in realtà è un'uguaglianza. In realtà questo si può dimostrare per qualunque funzione a scalino e per qualunque funzione a vettore. Va bene? Ok, quindi primo concetto. Allora, facciamo un riepilogo prima di fare la pausa. È vero che l'ho tirato un po' per le lunghe, però io cerco sempre alla fine di dare un quadro unitario. Allora, che abbiamo visto? Allora, vogliamo fare, sviluppare una funzione periodica in serie. Allora, se è periodica, di periodo pigliamo il periodo di riferimento meno pi greco pi greco. Periodica di periodo 2 pi greco. Allora, questo tipo di funzioni si possono sviluppare in serie di serie così. Ci voglio, allora, perché se ne è così? Perché sono seno di x, seno di 2x, seno di 3x, 1, coseno di x, coseno di 2x, coseno di 3x, sono ortogonali intanto rispetto al prodotto scalare che ci mettiamo su. E poi ci vogliono tutte, perché sono ortogonali tra loro. Però che succede? Quando andiamo a fare la proiezione sullo spazio delle prime 2n più 1 funzioni di queste qua, otteniamo quella che chiamiamo somma parziale della serie di Fourier. La domanda importante è se quando n tende a infinito ricostruisco tutta f o no.
cioè se S con N di F tende a F. E come ci tende? Innanzitutto abbiamo visto la disuguaglianza di Bess, cioè io non al più posso ricostruire F, ma più di F non c'è, quindi la norma al quadrato di S con N di F non può superare mai quella di la norma al quadrato di F in L2. Quindi da questa disuguaglianza si ottiene quella che si chiama disuguaglianza di Bess. Ora, la risposta vera a tutte queste domande, la domanda che abbiamo fatto prima, cioè se S con N come già F è, la risposta naturale è sì in L2. Perché? Perché la disuguaglianza di Bess è un'uguaglianza e quindi la norma L2 della differenza tende a zero. Il problema è che noi non sappiamo bene chi è L2. Però questa cosa funziona sicuramente per tutte le funzioni integrabili secondo rigore. Funziona. La convergenza L2 ce l'avete in tutte le funzioni integrabili secondo rigore. Ok. Poi dice, vabbè, ma allora sta convergenza sarà, implicherà convergenza puntuale? Non proprio, è parente, ma non... Quindi, diciamo, abbiamo bisogno di altri enunciati, non tanto perché, diciamo, abbiamo bisogno di altri enunciati, perché, per esempio, storicamente prima L2, non, fino a che non è arrivato Lebesgue, non lo sapevo. Quindi hanno cominciato a vedere prima la convergenza puntuale e la convergenza uniforme. Quelle le sapevano anche prima che arrivasse Lebesgue. Ok? Quindi sia per un fatto storico, sia perché appunto, ripeto, non neanche abbiamo gli strumenti per poter esprimere chi è L2. Sappiamo la norma L2, quella la sappiamo. Però poi dovremmo andare a scrivere i rapporti di parentela tra quella convergenza e le altre. Ok. Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, senza giustificarlo pienamente, che la disuguaglianza di Bess è in realtà un'uguaglianza. E che cosa abbiamo fatto? Almeno l'abbiamo verificato per la funzione per onda quadra. L'onda quadra è abbastanza rappresentativa di una funzione discontinua, che è quella discontinua per forza, a scalì. In realtà, una volta che l'hai visto per l'onda quadra, lo puoi dimostrare facilmente. Per qualunque funzione a scalino periodico di periodo 2 pi greco. Ok? Non è difficile, però non lo faccio. Una volta che lo sai per le funzioni a scalino, lo puoi fare per tutte le funzioni integrabili secondo rigore, per esempio, approssimandole dal basso e dall'alto. Quindi, in realtà, moralmente, però ricordiamoci che per dimostrare l'uguaglianza di Bess in questo caso abbiamo ipotizzato di conoscere questo numero qua. E come lo conosciamo questo numero qua? Tramite la convergenza puntuale della serie di Fourier. E quindi stiamo a punto e da capo. Quindi un po' di convergenza, un altro teorema che faremo anche magari senza dimostrazione sulla convergenza puntuale della serie di Fourier e sotto ipotesi un po' più forti sulla convergenza uniforme della serie di Fourier. Diciamo lo dobbiamo comunque fare, almeno enunciare, non dimostrare ma enunciare, va bene? Allora in realtà il punto fondamentale che dovete ricordare di questa lezione è U, le serie di Fourier si fanno per le funzioni periodiche. 2, noi prendiamo il caso prototipo standard periodo uguale a 2π greco, quando farete il segnale farete periodo t, perché chiaramente generalizzerete. 3, sono facili da fare, i coefficienti si fanno con gli integrali, almeno facili per un computer. Chiaro? 4, la serie di Fourier converge naturalmente in L2, posto che la funzione di partenza sia in L2. Se tutte le funzioni che conoscete voi sostanzialmente stanno in L2. L2 significa integrale del quadrato, deve essere finito su quel periodo. Ok? Se poi c'è una funzione che è integrale del quadrato fa più infinito, vabbè, quella non sta in L2. Ma tutte quelle là, per cui il quadrato, integrale del quadrato viene finito, stanno in L2. Ok?